Morto Manuel Frattini, il coreografo e divo dei musical è stato stroncato da un malore improvviso. È morto Manuel Frattini, coreografo e divo dei musical italiano. Agli inizi della sua carriera è stato uno dei ballerini più ricercati della televisione. Verrà ricordato soprattutto per la sua passione per i musical, di cui viene considerato un'icona italiana. Manuel Frattini è morto stamattina a Milano, dove si trovava perché impegnato con un musical. Si trattava di un evento di beneficenza a cui ha preso parte lui come tanti altri volti della danza italiana. Frattini è venuto a mancare in seguito a un malore improvviso che lo ha colpito e che si è rivelato, purtroppo, fatale. A nulla sono serviti i soccorsi, seppure siano arrivati tempestivamente. Manuel Frattini morto a 54 anni, gli esordi in televisione. Stando alle prime informazioni in circolazione, Manuel Frattini è stato colpito da un arresto cardiaco. Un malore irreversibile, i medici giunti sul posto e i primi soccorsi non sono riusciti a rianimarlo. Manuel ha perso la vita a soli 54 anni. È questo che ha sconvolto ancor di più il mondo della danza, e non solo. L'artista è nato il 25 maggio 1965 a Corsico, un paese che fa parte della città metropolitana di Milano. Si è spento dopo una lunghissima carriera, una vita dedicata ai musical, ma tra i suoi esordi è impossibile non nominare alcuni programmi televisivi a cui ha preso parte e che lo hanno reso celebre. Lo ricordiamo infatti in trasmissione come Fantastico, di cui ha condiviso un ricordo recentemente su Facebook, ma anche Pronto è la Rai. E la sai l'ultima? Manuel Frattini, una lunga carriera dedicata ai musical. Dopo aver studiato danza classica, danza jazz e danza moderna, specializzandosi poi anche nel tip-tap, si è specializzato anche in dizione e recitazione presso il Centro Teatro Attivo di Milano. Ha abbandonato la televisione nel 1991. Dopo aver ricevuto una chiamata dalla compagnia dell'Arancia per interpretare il ruolo di Mike nel musical A Chorus Line. Da quel momento è cominciata la sua carriera nel mondo dei musical, diventandone un simbolo.